Caro saluto a tutti gli amici del canale, siamo qui al Pen Show qui di Milano, facciamo una panoramica appunto sulle varie penne. Usciamo il sottofondo del chiacchierio degli appassionati. Segretaria tanto gli do un'occhiatina. C'è questo qui che sembra stretto e lungo. Ma è d'oro. Okay. Questi sono tutti d'oro. Che è 400 probabile, perché te lo stai dicendo, che è 400 probabile. Sì, sì, una bella cosa. I bulgari mi ricordano Aldo, Giovanni e Giacomo. Te li ricordi? Qualcosa di bello? Di particolare. Sì, anche quest'altro, cioè questa extra luce, ma non è bella come questa. L'extra luce è sempre meglio di tutto. No, questa è una cosa diversa. Sicuramente. Dipende che sarà coscienza. Questo è un colore di più, le azzurre e le verde. Non partiva proprio. Buongiorno, buongiorno. Ja, du freust dich. Ja, du freust dich, das ist schon mal schön. No,
vabbè, sto facendo una panoramica generale. Devo dire 2-10. 2-5. Un giro. Sei riuscito a portare a casa quella roba da un parte, quella roba là di cui mi hai mandato la pista? No, perché ha deciso di vendersene da solo, poi non ha più servito. Era di Torino. Lui era lanciato una Coca-Cola. Era la Zambuca, quella la Zambuca di prima. Questa viene su 50 e questa viene su 100. No, devi prima girare l'anello, gira l'anello. Qui facciamo un'ulteriore panoramica di tutta la sala, precisamente un buon numero di tavoli. Bene, allora qui siamo alla grande novità del 2024, ovvero la Delta Dolce Vita. La Delta è rinata e ha messo in produzione il suo modello storico Dolce Vita, che però questo nuovo modello si chiama Divi, perché non possedendo più i diritti per il nome Dolce Vita, appunto, ha utilizzato questa nuova dicitura. Qui vediamo il modello standard, il classica dimensioni standard, e di fianco quella che è la vera novità, ovvero la nuova DV Slim, decisamente molto più piccola, non tanto nelle dimensioni come la lunghezza, ma bensì come diametro, ma soprattutto il pennino, un pennino di misura 5 invece del misura 6. Invece le vediamo appunto senza il cappuccio, possiamo appunto notare le dimensioni di queste due meravigliose penne. Infine un sentito ringraziamento a Salvatore della Italian Vintage Pen per il gentile omaggio della clip della Pelican Vintage. Bene cari amici, con questo è tutto, un caro saluto a tutti dal Pellicano.